Buongiorno a tutti, da Chiara e Alessandro, dal Centro UNESCO di Torino. Siamo qui con la professoressa Maria Paola Azzario Chiesa, presidente del Centro UNESCO di Torino. Il Centro UNESCO di Torino è una realtà associativa che dal 1983 congiunge la città di Torino con 193 paesi, quanti sono quelli che partecipano alle attività e ai valori dell'UNESCO. Quindi da allora il Centro UNESCO offre alla possibilità, alla città di Torino e a tutti i suoi cittadini la possibilità di sentirsi uniti a tutti quanti, condividono i valori della pace, del rispetto dei diritti umani, della solidarietà internazionale, facendo naturalmente una serie di attività sia per i giovani che per gli adulti, che per tutti coloro che con noi vogliono continuare a sperare in un mondo migliore. Quest'anno Turin Marathon e il Centro UNESCO riusciranno a portare avanti e a svolgere insieme determinate attività proprio nella settimana che antecede il 14 novembre, quindi la Maratona di Torino. Sì, fortunatamente di anno in anno scopriamo sempre dei nuovi collaboratori e dei nuovi partner che hanno con noi la volontà di condividere dei valori fondamentali. Il valore fondamentale che in questo caso ci lega è quello di dimostrare che uno sviluppo diverso è possibile, che una mobilità diversa è possibile, che non solo gli enti locali fanno molto, ma che soprattutto le iniziative di liberi cittadini sono le iniziative che ci aiutano ad educarci ad una diversa mobilità, a un diverso modo di intendere le strade della nostra città, ma anche le strade della nostra regione e le strade del mondo. Le iniziative di Turin Marathon, di Junior Marathon, grazie, e della Stratorino sono sicuramente da sottoscrivere, a maggior ragione proprio perché cadono nella settimana che dall'8 al 14 novembre l'UNESCO ha dedicato proprio alla sensibilizzazione della mobilità sostenibile. Una forte connection tra Centro UNESCO e Turin Marathon anche per quello che riguarda gli anni, appunto 2010 e 2011, in cui UNESCO si fa promotore di attività e iniziative di grande importanza legate alla condivisione della cultura e condivisione di attività e legate al mondo anche della gioventù e dello sport. Certamente, l'UNESCO ogni anno ci indica delle particolari modalità per portare avanti il comune intento del rispetto dei diritti umani. Le specificità dell'anno 2010 sono l'anno della biotecnologia e l'anno dell'avvicinamento delle culture. Rispetto all'avvicinamento delle culture, cosa c'è di meglio se non una serie di iniziative come le vostre che propongono a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro colore, dalla loro razza, dal loro credo religioso, di mettersi insieme a camminare insieme. Il camminare insieme è sicuramente una delle attività che più unisce e che più ci porta a quell'ideale che l'UNESCO assegna proprio allo sport, che è l'ideale della pace. L'UNESCO ha da sempre cercato di sviluppare lo sport, proprio perché principalmente sport di gruppo, come una delle modalità principali per arrivare al raggiungimento della pace. L'altro tema fondamentale è il tema dell'anno della gioventù. L'anno della gioventù è stato lanciato il 12 di agosto del 2010, continuerà fino al 12 di agosto del 2011 e quindi continueremo anche la nostra collaborazione, spero. Quindi una collaborazione insieme, gli stessi valori e fondamentalmente anche una presenza costante alle nostre iniziative. Cercheremo insieme di rendere queste iniziative non solo delle iniziative locali e fini a se stesse, ma come è nel comune intento, dal 1983 è proprio quello di pubblicizzare, tra virgolette, nel migliore dei modi, tutto quanto la città di Torino, il comune di Torino, la regione, gli enti locali, ma ripeto, i cittadini piemontesi vanno facendo da tanto tanto tempo per legarsi al mondo internazionale, per mettere quotidianamente a disposizione di tutti la loro solidarietà e la loro collaborazione secondo le diverse forme. Benissimo, professoressa, quindi ci lasciamo sulla nota appunto in cui Centro UNESCO e Turin Marathon aiuteranno anche la promozione del territorio, della cultura piemontese nel mondo, speriamo, e la ringraziamo e speriamo di vederci prestissimo appunto durante la settimana di Turin Marathon Centro UNESCO insieme. Per fare una mobilità sostenibile insieme. Assolutamente. Grazie ancora. Grazie.